Oggi, a passato e presente, parleremo di un grande personaggio italiano, Enrico Mattei. Era nato nel 1906, figlio di un carabiniere, uomo del fare, era stato a 39 anni un capo partigiano, un importante capo partigiano. Nel 1945 aveva sfilato, insieme agli altri capi del suo livello, nella Milano liberata. Poteva avere davanti a sé un'autostrada per una carriera politica, lui era democristiano, ma lo incaricarono proprio in quel 1945 di fare il commissario liquidatore dell'AGIP. Lui guardò le carte, indagò e vide che lì c'era una grande occasione industriale. Nel 1953 aveva già fondato l'ENI e di lì era partita l'avventura della sua vita contro le sette sorelle, così erano state ribattezzate le compagnie petrolifere internazionali. Aveva fatto una guerra senza quartiere, dialogando con l'Unione Sovietica, con i paesi arabi, facendo dei prezzi scontati per le sue acquisizioni di petrolio e inimicandosele non poco. Poi, il 27 ottobre 1962, un misterioso incidente aereo, l'aereo che esplode in volo a Basse-Capè, aprì un giallo sulla sua morte. Fu un delitto? Fu organizzato da qualcuno? O fu un incidente? Ancora oggi una parola definitiva non c'è. Di Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, un gigante nella storia dell'economia italiana e non solo dell'economia, parliamo oggi col professor Mauro Canali e con i nostri tre giovani storici, Alessio Folchi, Guglielmo Motta e Maria Chiara Conti. Professore, in due parole, chi fu Mattei? Ma è un gigante della storia italiana, dei due decenni successivi alla fine della guerra. Li ha percorsi tutti da grande protagonista. Basti pensare che parte da un'Italia in macerie e lascia l'Italia nel miracolo economico. E lui è un protagonista di questo passaggio, protagonista di spicco, di prim'ordine. E partiamo dal primo capitolo. Nel 1945 Mattei è nominato commissario liquidatore dell'AGIP. Comincia così la sua avventura nel settore dell'energia. Aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia nomina Enrico Mattei commissario straordinario dell'AGIP. Soltanto tre giorni prima, Mattei ha sfilato nella Milano liberata accanto a Ferruccio Parri e Luigi Longo. Durante la Resistenza si era distinto come comandante delle formazioni partigiane cattoliche. L'incarico che gli è stato ora assegnato è quello di liquidare l'azienda di Stato e cedere tutto ai privati. Mattei, però, disattende il mandato. Sa che le fonti energetiche sono strategiche per un paese da ricostruire. Anziché liquidare, Mattei richiama i tecnici dell'AGIP fascista e riprende ricerche e perforazioni. Per superare gli ostacoli burocratici, trasgredisce a migliaia di ordinanze. E quando mancano i soldi, garantisce i finanziamenti con le sue proprietà. Nel 1946 l'intraprendenza di Mattei viene ricompensata da un importante risultato. A Caviaga, in Valpadana, viene scoperto un giacimento di metano. Ma quando arrivammo al primo pozzo produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, veramente rivelando una grande ricchezza al paese, nello spazio di circa un mese furono presentate circa 300 domande di concessione che coprivano tre volte tutta la Valle Padana. E fu anche allora come una leggendaria, ripetendo proprio una leggendaria, corsa all'oro. Il metano della Valpadana si rivela fondamentale per il destino dell'AGIP e dell'industria nazionale. Con un metanodotto si collega il pozzo di Caviaga alle aziende di tutto il nord,
fornendo energia a buon mercato. Nel 1953, dopo un lungo dibattito, il Parlamento approva la legge costitutiva dell'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi. Enrico Mattei, tra i fondatori, viene nominato presidente e inizia la sua strategia di rinnovamento delle politiche energetiche. Nel nuovo stabilimento petrolchimico di Ravenna produce concimi azotati a costi inferiori a quelli del monopolio della Montecatini. Crea una modernissima rete di distribuzione per la benzina. I prezzi sono i più bassi d'Europa. In poco tempo, l'ENI diventa la struttura portante dello sviluppo economico italiano. Abbiamo creato un patrimonio che oggi vale centinaia di miliardi ed è frutto del nostro lavoro. Non abbiamo mai chiesto denari ai contribuenti, ma abbiamo creato un patrimonio che appartiene a tutti i contribuenti, cioè di cui sono azionisti 50 milioni di italiani. Alessio Folchi, partiamo da Mattei, capo partigiano. Sì, Mattei viene nominato nel 1944 comandante dei partigiani cristiani per il Nord Italia e appunto rappresentando la DC siede tra i comandanti del Corpo dei Volontari della Libertà. Questa fu una nomina ben vista dalla borghesia e dall'imprenditorialità milanese che infatti spinse molto pare per la nomina di Mattei a questa carica. Gli anni della Resistenza e quindi gli anni di Mattei capo partigiano furono molto importanti nella formazione di Mattei perché ebbe possibilità di stringere interessanti rapporti con questo mondo dell'imprenditoria che gli torneranno utili anche alla direzione prima dell'AGIP e poi dell'ENI. Però professore, c'è chi ha scritto che Mattei poi non fu un partigiano di quelli più rilevanti, insomma, che ebbe un ruolo nella Resistenza ma senza avere un ruolo di primo piano. Questo nonostante noi l'abbiamo conosciuto per averlo visto marciare con Parri, Cadorna, Valiani, Longo il giorno della liberazione di Milano. Però è stato scritto anche questo. Beh, perché se si intende il partigiano come il comandante militare, sì. Lui non fu un comandante militare. Però fu importantissimo perché mise le sue capacità organizzative al servizio della Resistenza, soprattutto la Resistenza, diciamo, bianca, le Brigate del Popolo, che facevano riferimento alla Democrazia Cristiana. Lui fu un grande organizzatore perché portò i corpi che erano attivi sul territorio italiano, sì. Dei resistenti democristiani, li portò a cifre enormi, erano partiti con 2500 diciamo soldati e quando finisce la Resistenza c'è una presenza fortissima sul territorio, quindi lui è un grande organizzatore. Occorre dire che però come comandante militare lui ha fatto esperienza ancora prima, dopo l'8 settembre nelle Marche, si era poi trasferito nell'Oltrepò Pavese dove aveva fatto appunto questo tipo di intervento sulla Resistenza. Quindi lui già durante la Resistenza manifesta le sue capacità, che erano capacità organizzative. Politiche, potremmo dire. Politiche e finanziarie, perché diciamo che lui tra l'altro diventa all'interno di quel comitato supremo della Resistenza, diventa certo. Una sorta di intendente, lui maneggia i soldi. Lui fa arrivare i soldi alle varie brigate, alle varie divisioni. Quindi un ruolo importantissimo, ma anche di potere. Maria Chiara Conti, come guarda a Mattei il suo partito, la Democrazia Cristiana, quello che è destinato a essere il partito di maggioranza relativa nell'Italia del dopoguerra? Beh, diciamo che è un rapporto un po' controverso, quello di, come gran parte della sua vita, è quello di Mattei con la DC, perché lui aveva i favori, più che altro condivideva con la parte dossettiana della DC l'idea che il rilancio e lo sviluppo economico del paese non potesse essere affidato solo al libero mercato. E quindi grazie a queste entrature che lui aveva, soprattutto con questa parte della DC, riuscì a realizzare poi l'ENI. Giusto, è importante questo, sì, perché molto. Poi anche come capo dell'ENI, come uomo del petrolio, il Mattei che si segnalerà sarà quello di prosecuzione ideale con quello di cui ci ha parlato Maria Chiara Conti, cioè uno che va oltre, che non è un liberale classico, un liberista, un uomo della destra democristiana, ma è qualcosa di diverso, vero? Sì, lui in effetti già dall'inizio si trova in contrasto con i liberisti all'interno del governo, prima del governo Bonomi e poi del governo Parri. Tant'è che lui ha difficoltà e tutte le contraddizioni col potere politico nascono dall'inizio,
perché Soleri, ad esempio, un esponente del governo sì. Bonomi, era un liberista classico che voleva chiudere l'Agip, subito glielo dice, gli affidano l'Agip, però ce te la affidiamo per smontarla, per venderla. Quindi la sua logica è la logica di un uomo pragmatico. Beh, l'Agip era una compagnia in disarmo, aspetti professore che chiariamo meglio questo aspetto, e gliela affidarono per smontarla, diciamoci la verità, cioè Mattei non ebbe l'incarico, prendila e portala a nuovi destini, Guglielmo Motta. Sì, proprio su questo punto è interessante un elemento, cioè il motivo per cui Mattei decide di non liquidare l'Agip come in realtà il governo Bonomi gli aveva intimato. Ha un carattere molto testardo, molto tenace, abbiamo visto anche dal video, ma Mattei non ha la sfera di cristallo, in realtà capisce che all'interno, nel territorio della pianura padana, c'è molta ricchezza petrolifera, perché quando apre le trattative per la vendita di questi appezzamenti riceve numerose offerte da parte di alcune compagnie americane, si parla di 250 milioni di lire, quindi una cifra molto imponente per l'epoca, e di conseguenza si insospettisce e inizia a riflettere sul potenziale che questo territorio può avere, e infatti la sua scommessa sarà vinta poi. Questa è una cosa centrale, cioè tutti gli italiani, compreso a partire dal governo, pensavano l'Agip fosse un carrozzone da buttare a mare, e mandano lì Mattei per liquidarlo. L'Agip era pure mal vista perché, a parte il carrozzone, ma era un ente che era nato col fascismo. Certo. C'era stato Mussolini addirittura che nel 26 aveva caldeggiato la fondazione dell'Agip. Ma poi il problema era anche che gli alleati, gli americani in particolare, sì, in Italia, quando arrivano e diciamo c'è la liberazione, sono gli americani che cercano per primi di smontare l'Agip, perché la vedono come qualche cosa che potrebbe essere una specie di un ostacolo. Quello che diventerà poi, un vero concorrente. Ma sono già i militari, già le autorità militari che intravedono questa, diciamo, possibilità. Aspetti, la interrompo professore, perché prima voglio farle vedere un filmato che ci racconta come Mattei diventa un personaggio centrale della politica italiana, e ce lo racconta attraverso un film di Francesco Rosi dedicato proprio a Mattei, dove il ruolo di Mattei lo fa Gian Maria Volonté. Io lavoro, costruisco, rischio sempre con questa prospettiva davanti agli occhi, lo sviluppo del paese. Infatti la benzina costa meno, i fertilizzanti costano il 20% di meno. Ho tolto il deposito alle bombole della Gigas, industria, gente che lavora, il sud. Ecco, tutto è cominciato da qui. E oggi ecco una vasta e importante attività che lei o qualcun altro ieri sera definiva misteriosa. E che invece i fatti, le realizzazioni concrete. Un lavoro sicuro, altamente qualificato per 50.000 persone. E questa sigla ENI, che nel mondo vuol dire semplicemente Italia. È anche una potenza politica, se vogliamo. Vende metano e compra partiti, lei dà i soldi anche ai fascisti. Come la mettiamo col suo passato di capo partigiano? Sì, è vero. Ma io mi servo di loro come mi servirei di un taxi. Salgo, faccio la corsa, guardo il tassametro, scendo e pago. Cinica battuta di Mattei, vera, perché lui la ridisse anche in interviste. Io i partiti li considero come un taxi, li pago, me ne servo e buonanotte. Senta professore, ma perché Mattei non scelse la via politica? Abbiamo visto all'inizio, ne ha parlato Folchi come un capo della resistenza, amato, ne ha parlato la Conti dalla DC, o almeno da una parte importante della DC, aveva spianata la strada per fare l'uomo politico italiano, come fecero tutti gli altri suoi cari, perché non lo fece anche lui? Ma a dire vero ci provò. Si presentò candidato e non raccolse molti andò voti. Male. Andò male. Fu un piccolo complotto dei suoi rivali nella DC. Diciamo che non è che lo amassero molto, i settori moderati, il suo referente era la componente dossettiana, diciamo, certo, che era già minoranza all'interno della DC. Ma poi c'è un altro fatto, che lui non era l'uomo della resistenza, diciamo, il personaggio epico come potevano essere Longo, Valiani, che escono dopo la fine della guerra, escono come personaggi, gli eroi, diciamo. Eroi. Lui era un uomo di apparato, un uomo, diciamo, che aveva lavorato in maniera sotterranea, ma importantissima. Quindi non era una faccia, diciamo. E quindi lui ci prova. Però, diciamo, a mio avviso, poi seguiterà a far politica.
con un ruolo diverso. Beh, certo, quello del taxi, diciamo, che abbiamo visto. Ma lì poi la battuta si riferisce a un momento un po', diciamo, delicato, perché lui sta parlando del movimento sociale. Certo, lui usa come taxi anche il movimento sociale, cioè il partito neofascista, gli eredi di quelli che aveva combattuto nella resistenza. Entriamo adesso nel secondo capitolo della nostra storia, dove vedremo come negli anni 50 Mattei cambia le regole del mercato del petrolio, tratta direttamente con i paesi produttori in Africa e in Medio Oriente. L'obiettivo di Mattei è quello di affrancare l'Italia dal dominio del cartello del petrolio. Le sette sorelle, ovvero le grandi compagnie petrolifere delle potenze straniere, soprattutto quelle americane, che detenevano il monopolio della fornitura in Europa occidentale. Così, alla metà degli anni 50, Enrico Mattei fa una serie di viaggi all'estero per stringere accordi con i paesi ex coloniali produttori di petrolio. Il primo accordo importante lo sigla nel 1957 con lo Scià di Persia, Reza Pahlavi. Poi si reca in Marocco, Libia, Sudan, Tunisia, Nigeria, Ghana, Egitto. Pur di avere un rapporto diretto, non mediato, offre a questi paesi condizioni estremamente vantaggiose. Io penso che noi dobbiamo andare verso un rapporto diverso nel mercato petrolifero. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Ma la politica di Mattei nuoce agli interessi delle sette sorelle, abituate ad esercitare un'influenza decisiva sul mercato. Autunno 1960, Mattei firma un accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di greggio. La stampa americana lo definisce traditore perché mette a repentaglio la sicurezza della NATO e del mondo occidentale. Gli attacchi contro di lui si moltiplicano, ma Mattei non si lascia intimidire. Anzi, arriva addirittura a schierarsi apertamente con il popolo algerino per l'indipendenza dalla Francia. Mattei pensa ad un'Algeria libera con la quale poter trattare le concessioni sul petrolio del Sahara alla pari. Insomma, signor Mattei, la si accusa di ingerirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio. Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che è proprio il petrolio nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria. In cui lei è coinvolto. Si dice che le armi all'Algeria... Si dicono tante cose, ma se vuole la mia opinione, è questa. L'Algeria ha diritto alla sua indipendenza. Maria Chiara Conti, di fatto Mattei negli anni 50, finché vive, quindi anche all'inizio degli anni 60, è una sorta di ministro degli esteri ombra dell'Italia repubblicana. Questa è una interessante questione della vita, appunto, come dicevo prima, controversa di Mattei, perché appunto, come si diceva nel filmato, attraverso il petrolio si fa la politica estera e in alcuni casi contrasta anche con lo schieramento geopolitico dell'Italia, perché abbiamo visto appunto che aveva avviato i rapporti con l'Unione Sovietica, aveva avviato anche i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, quindi viene da chiedersi quanto debole fosse la politica estera italiana, certo, forse. Sosteneva il fronte di liberazione dell'Algeria. Sono anni, professore, in cui c'è la guerra fredda, in Algeria c'è una guerra sanguinosissima con attentati, e, insomma, fare la politica così in maniera cinica, ripeto questa parola, non è una cosa secondaria.
No, non è una cosa secondaria, ma diciamo che lui non è il cavaliere solitario che in qualche modo qualcuno tende a dipingere, perché all'interno, per esempio, del suo partito lui ha rapporti molto forti, ha rapporti forti con Gronchi, ha rapporti forti con Merzagora, con Vanoni, con uomini molto rappresentativi e forti. Quindi, diciamo, la sua politica estera è coraggiosa, è un atto coraggioso perché va anche contro, diciamo, gli schieramenti della Guerra Fredda, perché se vai nell'Unione Sovietica vai a aprire un discorso con un regime che in qualche modo era combattuto dai nostri alleati americani. Il problema però di Mattei è quello di muoversi, diciamo, libero da vincoli, perché ha capito che qualsiasi vincolo che potesse in qualche modo la politica mettergli era mortale per l'AGIP. Quindi lui sa, per Leni in questo caso, lui sa che la politica estera sua è funzionale agli sviluppi dell'Eni e quindi si muove con molta spregiudicatezza. Ma devo dire pure, con l'Algeria in particolare, lui manda addirittura durante la guerra di liberazione Mario Pirani, sì, lo manda a Tunisi, sì, sì. E lui ha contatti diretti con poi quello che sarà il governo algerino, addirittura. Per dire anche i rapporti che ha con settori della DC importanti, lui addirittura favorisce i viaggi clandestini che questi futuri dirigenti algerini faranno in Italia. È una cosa bella complicata per gli ascoltatori che non lo conoscono. Mario Pirani è stato un grandissimo giornalista italiano che però negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, svolse delle funzioni di rappresentante dell'ENI dentro la guerra d'Algeria. Però, diciamo, Folchi, Mattei creò anche un universo di competenze, una crescita delle competenze dell'Italia di quegli anni. Sì, sicuramente Mattei creò delle competenze e permisero all'ENI di contrastare il monopolio sul mercato del petrolio delle Sette Sorelle. Possiamo citare la Scuola Superiore di Idrocarburi, che fondò a San Donato Milanese, che formò schiere di tecnici italiani. E esemplificativo è anche l'esempio del nuovo Pignone. Mattei salvò la fabbrica del Pignone di Firenze dal fallimento, diede lavoro a centinaia di persone che rischiavano di perderlo e in più questa fabbrica divenne un'eccellenza a livello mondiale nella produzione di apparecchiature e macchinari per la ricerca del petrolio sia sulla terra che sul mare. Questa è una ricostruzione, la ringrazio, molto benevola nei confronti di Mattei, che in realtà della nuova Pignone non voleva saperne. E fu il sindaco di Firenze e La Pira che lo supplicò e lo minacciò di una punizione divina se non avesse salvato la nuova Pignone. Poi le cose andarono, a ragione Folchi, nel modo in cui Folchi ci ha descritto. Però questo anche ci dice qualcosa del comportamento di Mattei. Forse in quei comportamenti c'è l'origine poi di tanti guai che l'Italia ha conosciuto in anni successivi. La politica che segnala una fabbrica nella propria sfera di influenza, quello dell'ENI che se la deve caricare nonostante non faccia parte delle sue attività, non voglio continuare, ma insomma. Sì, però nel caso di Mattei ha sempre tenuto lontano il discorso del clientelismo. Nel caso di La Pira si è dovuto rivolgere al Padre Eterno, buon Dio, per, sì. Insomma, perché lui in genere, come ha detto anche più volte, e l'abbiamo visto nell'intervista, sì, lui la politica la usava come il tassì. Le faccio vedere un filmato. Mattei va avanti per la sua strada e sfida apertamente le multinazionali del petrolio. Ascoltiamo un suo aneddoto. Vede, io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi e incominciamo a parlare. Avevo con me un giovane ingegnere, un mio collaboratore. Tutta la collaborazione di questo illustre capo riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. E mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle.
E gli dissi, molto umilmente, gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse no. E allora io, a questo momento, tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. Molto divertente questa storia, ma professore, che diavolo erano queste sette sorelle? Ma erano le compagnie petrolifere che dominavano il mercato, erano praticamente in parte statunitensi, Standard Oil, Esso, Mobil, Texaco. Poi c'era una componente anglo-olandese, la Royal Dutch, c'era poi la Shell. E facevano cartello? Facevano cartello, era un cartello che era partito dal 28 addirittura. Ah. E quindi era un vero e proprio, diciamo, come dire, controllo del mercato anche sui prezzi. Ma professore, scusi se la interrompo, ma non avevano messo nel conto che potesse comparire una ottava compagnia che quei prezzi li abbassava, come fece Mattei? Perché Mattei andò dagli algerini, dai tunisini dicendo quanto vi danno il 25% gli americani o quelli delle sette sorelle, io vi do il 50%. E questo non l'avevano messo nel conto le sette sorelle? Sì, lui aveva intuito un passaggio epocale del Novecento che era la caduta, diciamo, degli imperi coloniali, la decolonizzazione. Lui aveva intuito questo perché le sette sorelle potevano fare mercato finché lì c'erano dei controllavano lacchè. Tutto. Esatto. Esatto. Nel momento stesso che questi paesi cominciano la decolonizzazione, Mattei intuisce che si aprono spazi enormi al suo ingresso, perché l'Italia non aveva, no, il, come dire, questo patrimonio di memoria. Per questo appoggia anche la resistenza algerina. Certamente. Fa parte del progetto perché sa che questi paesi, se si rendono indipendenti e hanno dei regimi rivoluzionari, aderiranno più probabilmente a delle richieste, tanto più se lui le ha aiutate in precedenza. È cosa che accade. Ma io volevo aggiungere una cosa, sì, a quello che è stato detto. L'Italia, sul piano dei tecnici, non è che parte da zero. Mattei, quando arriva, trova fior di tecnici. Noi andavamo già a perforare nel Medio Oriente negli anni 30. Certo. Avevamo dei tecnici di prim'ordine. Tra l'altro c'è un dettaglio politico che voglio aggiungere, che Mattei si forma una cultura, perché non ne sapeva niente dell'algebra, leggendo un rapporto che un tecnico, e quindi qui Zemmatti, gli do ragione, un ingegnere, Zemmatti, ecco, che al tempo della Repubblica Sociale aveva fatto proprio su quegli impianti. Una storia paradossale, un capo della Resistenza che leggendo il rapporto di un ingegnere, un rapporto così ben fatto di un ingegnere ai tempi del fascismo e della Repubblica Sociale, si convince di una avventura, di intraprendere l'avventura più importante dell'Italia da dopo. Se mi consente una cosa rapida, capo della Resistenza ma ex manager, aveva le due qualità. Entriamo qui nel terzo capitolo, quello in cui vedremo come il 27 ottobre del 1962 in Sicilia Mattei tiene il suo ultimo discorso. Poco dopo muore in un incidente aereo misteriosissimo. Il 26 ottobre del 1962 Enrico Mattei vola in Sicilia, a Gela, dove sta lavorando per trasformare la città in uno dei più grandi centri di raffinazione italiani. Il giorno dopo deve essere a Gagliano Castelferrato per rassicurare la popolazione che in Sicilia ci sarà lavoro per tutti grazie al metano. Noi ci impegniamo ad assorbire tutti quelli che potrete darci. E ascoltatemi bene, sarà necessario che tornino molti di quelli che lavorano all'estero, perché a Gagliano ci sarà posto anche per loro. Resti con noi, ingegnere Mattei. Chi ha parlato? Scardavilli. Lo farei volentieri, amico Scardavilli, ma è assolutamente necessario che questa sera io sia a Milano, ma tornerò presto tra voi. Dopo il discorso di Gagliano, Mattei parte da Catania diretto a Milano. È il pomeriggio del 27 ottobre. Nell'aereo con lui ci sono il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale,
inviato di Time Life. L'aereo decolla alle 16.55. Poche ore dopo, precipita nelle campagne di Bascapè, in provincia di Pavia, quando mancano solo pochi minuti all'atterraggio. I frammenti sparsi in un largo raggio fanno pensare ad un'esplosione. Non ci sono testimoni oculari, ma sui giornali si parla di un possibile sabotaggio o di una bomba a orologeria nascosta a bordo. Nessuna ipotesi trova riscontro nelle indagini. Il caso viene chiuso, ma i dubbi restano. Unica certezza è che il presidente dell'ENI era considerato da molti un uomo scomodo e per questo aveva già subito minacce, come racconta in una intervista la moglie Greta Paulas. Una notte mi sono svegliata e visto che lui piangeva ed era molto preoccupato, dico: ma cosa c'hai, perché sei così irrequieto? Allora lui mi diceva: sì, è venuta un'altra minaccia, mi vogliono insomma levare dalla circolazione. E piangeva molto. Io sono rimasta perché, come un uomo molto forte, molto difficilmente l'ho visto piangere, l'ho visto solamente in occasione quando è morta la mamma e il padre, ma se no non era un uomo che piangeva. E quella notte proprio si vede che ha avuto una cosa che lo preoccupava molto. Io adesso non so cosa c'era scritto in questa minaccia, ma però era molto agitato. Guglielmo Motta, ma lei che ha studiato il caso della morte, fu un complotto, fu un attentato? Ma guardi, è una risposta molto difficile, molto complessa da dare. In realtà l'affare si intorbidisce ancora di più se pensiamo che poche settimane prima dell'incidente aereo Mattei aveva appena siglato un accordo con la Esso, quindi con una delle principali sette sorelle americane, quindi con gli Stati Uniti d'America, che soddisfaceva entrambe le parti. Da un lato gli americani ottenevano che l'Italia si svincolasse dall'influenza sovietica, dall'altra l'ENI otteneva l'accesso al petrolio medio orientale. E tra l'altro poche settimane dopo ci sarebbe stato l'incontro tra Mattei e Kennedy, e inoltre avrebbe anche ricevuto una laurea alla Stanford University. Quindi la pista americana, potremmo dire, si sgonfia alla luce di questo accordo, ma l'affare rimane comunque molto problematico, molto. E allora leggerò la domanda a lei, professor Canali. Fu un complotto? Dico, con Mattei è facile parlare di complotto perché era un uomo molto inviso a mezzo però. Mondo. Quindi possiamo dire che c'erano le basi per un'ipotesi. Ma dal punto di vista storico, diciamo che alla fine rimane quasi nulla di concreto su questa pista del complotto, se non il fatto che appunto una seconda indagine aperta dalla magistratura in tempi più recenti ha affermato che probabilmente... Aspetta, professore, Alessio Folchi l'ha studiata questa riapertura dell'indagine da parte dei giudici di Pavia. Sì, nel 1994 viene riaperta l'indagine. Nuove perizie sui rottami dell'aereo stabiliscono che vi sono effettivamente tracce di esplosivo su questi rottami e quindi prende corpo quell'ipotesi di un attentato in volo. In più è particolare notare come uno dei testimoni oculari della sciagura di Bascapè venga condannato per favoreggiamento aggravato. Questo perché alla riapertura del processo ha dichiarato di aver visto l'aereo prendere fuoco dopo lo schianto al suolo, mentre in un'intervista rilasciata alla RAI nel 1962 lo stesso testimone dichiara di aver visto le fiamme scoppiare in aria, quindi confermando a sua volta questa ipotesi della bomba. Fatto ancora più particolare è che in questa intervista, proprio nel momento in cui fa questa dichiarazione, manca l'audio. Il sostituto procuratore di Pavia è riuscito a ricostruire il labiale tramite l'aiuto di un sordomuto. Guardi, professore, per essere chiari, io privatamente credo che lì non contino, non tornino i conti, e che è molto, molto probabile che sia stato un attentato. Però mi fermo qui, perché come storico poi penso che o sono in grado di addurre delle prove, oppure un contadino che cambia versione, l'audio che sparisce. Certo, tutti dati suggestivi, ma forse noi in questa sede, in sede scientifica, forse dovremmo astenerci da presentare queste incertezze, contraddizioni come prove, come se fossero queste le prove. Io sono perfettamente d'accordo con lei, dottor Mieli, perché il problema è che
ne abbiamo viste tante di queste cose, di questi misteri italiani che poi si basano sul contadino che ha visto, su quella cosa che è sparita, eccetera, e che alla fine, dopo anni di indagini, si sono concluse nel nulla. Anch'io, da storico, sono d'accordo con lei, mi fermo sulla soglia dell'interrogativo. Anche perché aggiungiamo che un conto è il contadino che cambia versione, ma poi se uno vuol fare un discorso complottista e portarlo alle estreme conseguenze deve indicare con delle prove certe chi ha ordito il complotto, perché se no si ritorna in alto mare, incertezze, dubbi, e poi non ti rimane in mano niente. Tant'è che sul chi si perdono poi alla fine le certezze di tutto, perché da una parte si continua a indicare le sette sorelle e c'è stato l'intervento di Motta che in qualche modo che condivido, diciamo, dove no. Poi si parla dell'OAS, di questa organizzazione terroristica, diciamo, contraria alla liberazione dell'Algeria. Unica cosa certa per me è che effettivamente era un uomo odiatissimo da tanti, amato da altri, i suoi dipendenti lo amavano perché aveva portato un'aria nuova. Lo amano ancora, quando si fanno le celebrazioni dell'ENI, Mattei è un personaggio da monumento. Maria Chiara Conti, prevalgono in lui gli aspetti positivi o gli aspetti negativi, per quello che possiamo dire ad oggi? Ma forse c'è anche il giudizio sul miracolo economico, è ancora oggetto di dibattito fra gli storici, quindi dare una risposta definitiva. Certamente è stato un uomo di Stato e da un certo punto di vista sì, un simbolo di un miracolo economico che aveva in sé luci e anche qualche allora, ombra, un modello di sviluppo che... Giro la domanda anche a lei. Lui è l'uomo del miracolo economico, lui è quello che fornisce all'industria italiana la materia prima per, come dire, l'energia. E quindi secondo me merita a tutti gli effetti, diciamo, il monumento, se vuole, anche se sono convinto che ne hanno fatti tanti, virtuali eccetera. Il problema addirittura... Non dimentichiamoci che aveva come grande avversario, che l'ha punzecchiato tutta la vita, Indro Montanelli, più grande giornalista italiano di quegli anni, continuò a punzecchiarlo e a deriderlo. Continui, professore. È chiaro che è l'uomo del miracolo economico, insieme ad altri, naturalmente. Sì. Ma che sia così, lo vediamo gli anni successivi. È vero. La sparizione sua determina tutta una serie di conseguenze nel campo energetico. Siamo di fronte a una sorta di fallimento del tentativo italiano di emanciparsi sul terreno energetico, di emanciparsi dall'estero. E i risultati poi, mano a mano, si faranno sentire. Professore, come sempre, le chiedo in conclusione tre libri per approfondire la figura di Enrico Mattei. Beh, uno è la biografia di Italo Pietra. Che partigiano con lui. Partigiano con lui, direttore del Giorno, che diciamo è molto bella. Mattei, la pecora nera. Perfetto, questo. Poi io aggiungerei, diciamo, un libro di Pasolini, Petrolio, in cui lui apre questa... Ecco, diciamo, ha detto di non essere complottista, poi mi... Beh, ma anche per correttezza tutto scientifica. Tutto le è concesso, tutto. Poi un libro che abbiamo di un autore che abbiamo citato, Mario Pirani. Verissimo, quello magnifico libro. Quel suo libro che è la sua autobiografia, la storia della sua vita. Occorre anche precisare che Pirani veniva dal Partito Comunista. Anche qui c'è la spregiudicatezza, diciamo. E allora dedicheremo una puntata a Mario Pirani. Ringrazio il professor Mauro Canali, ringrazio moltissimo Alessio Folchi, Guglielmo Motta, Maria Chiara Conti e passo alle conclusioni. Mauro Canali ci ha detto tutto, ma davvero tutto, sui rapporti di Enrico Mattei con il mondo politico italiano. Ma ci fu un politico con cui Mattei ebbe più rapporti che con tutti gli altri. Era Amintore Fanfani, nato nel 1908, morto nel 1999, 6 volte presidente del Consiglio, 3 volte presidente del Senato. Era lui l'ispiratore, l'uomo con cui Mattei aveva grandi rapporti. Li ebbe sempre, anche quando Fanfani prese quegli incarichi di cui ho detto e si fece più responsabile. Mattei spesso si indispettiva per queste posizioni di Fanfani e un fratello di Mattei,
ha raccontato che poco prima che Mattei morisse nell'incidente tragico di Bascapè ebbe uno scontro molto vivace con Fanfani, il quale gli diceva: guarda che il presidente americano Kennedy fa delle rimostranze contro di te, sii più cauto nei tuoi rapporti con l'Unione Sovietica. Mattei lo guardò gelido, secondo la testimonianza di suo fratello, e lo minacciò: guarda che smetto di appoggiarti e da questo momento in poi appoggio Aldo Moro.